ha sofferto. E allora ha detto io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella. Basta bere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Buonasera, eccoci questa sera a raccontarvi un'altra storia di persone che non sono note nel panorama televisivo, ma ogni giorno alzano la saracinesca con coraggio, fatica e passione per lavorare qui sul territorio. E vi raccontiamo la storia di Vincenzo Marvin. Buonasera. Sera, buonasera. Allora, lei ha un locale in questa zona di Sulmona da oltre un decennio, se non sbaglio. Sono 10 anni. È proprio l'anno del decennale. Sì, sì. Allora, 10 anni fa, perché ha scelto di investire proprio qui sul territorio? Beh no, 10 anni fa non è che ho scelto di investire, io sto in questo ambiente da troppi anni, ci sto, non da 10 anni. 10 anni fa ho scelto di spostarmi su questa zona, però c'ho il mio passato è su Piazza 20 Settembre con il Gran Caffè. Insomma, da tantissimi anni commerciante qui a Sulmona e anche imprenditore, possiamo dire, perché un investimento c'è, ci racconti un po' della sua vita, della sua storia. Guarda, la mia vita, niente, quasi sempre nel commercio, c'è un passato in ambito mobili. E poi per una serie di casi mi sono ritrovato al Gran Caffè di Piazza 20 Settembre e da lì è iniziato tutto il percorso in quest'ambito, oramai 20 anni. Beh, diciamo una bella fetta di vita, possiamo dire, come diceva Vincenzo, una vita completamente dedicata al commercio, quindi anche a far risollevare l'economia della città. Sicuramente è una vita di sacrifici, tenendo conto del momento che viviamo oggi. 20 anni fa non era così? Sicuramente diverso, molto diverso, molto più facile, meno concorrenza, più gente, più soldi. Quelli c'erano di più. Che cosa manca? Qual è il plus valore, ve l'ho aggiunto, che manca oggi a Sulmona per riprendere, no, ingranare la marcia giusta? La gente, perché c'è un bacino di gente che, come dicevo prima, piuttosto diminuisce che aumenta. Io poi ho sempre lavorato con i ragazzi una volta varcata la soglia di Pescara, Roma, di queste cose qua, difficilissimo ma li capisco pure, anche perché tornare qua a fare che? Beh, sì. Però ecco, lei ci diceva che da oltre 20 anni lavora sul territorio, quindi ha scelto di dedicare la sua vita e di svolgere la professione proprio qui. Beh, io ho scelto qui perché mi piace qui, combatto qui, ci sono nato, cresciuto. Sono rimasto qui perché evidentemente quando ho iniziato io le cose erano molto molto diverse. Naturalmente la mia età, smantellare tutto non è facile, questo è un investimento, non mi lamento per come va il mio investimento, però so che in giro la realtà è molto molto diversa, insomma non vedo all'orizzonte, non vedo belle cose, a meno che qualcheduno o qualcosa cambi. Non so se anche la localizzazione dell'attività sul mercato incide poi, no? All'indotto, quindi lavorare in pieno centro storico a Sulmona, quindi Piazza 20 Settembre, in questa zona, che differenza c'è stata? Differenza c'è stata perché quando ho lasciato Piazza 20 Settembre, che era praticamente il fulcro di Sulmona, i giudizi sono stati... Sicuramente non buoni, perché io sono trascorso la mia vita in centro, sono arrivato qua 10 anni fa che non era così, qui era tutto cemento, quei palazzi non c'erano, la chiesa non c'era e sfido, no? Tu arrivi su un punto dove non c'è niente, però ero sicuro di quello che potevo fare, quindi l'ho fatto, mi è andata bene.
Sicuramente all'epoca in questa zona Sulmona aveva una struttura urbana diversa. Preavviso che mi è andata bene, anche perché adesso c'è un centro che non esiste più. Qui il centro. Si è spostato, cioè. Me lo auguro, però è cambiato, non è più il centro di quando c'ero io. Quando stavo io al Gran Caffè, attraversare Piazza 20 Settembre e entrare al Gran Caffè era sicuramente un'impresa, adesso no. A noi ci interessa proprio di capire la scelta che un commerciante ogni giorno deve fare, cioè alzare questa saracinesca è sicuramente un atto di grandissimo coraggio. La scelta di alzare questa saracinesca quando qui non c'era ancora niente è stato un po' di coraggio, un po' di follia che regna nelle mie cervella. Si vede dagli occhiali anche. Che... dagli occhiali, sì, si vede anche dagli occhiali. Si vede dal carattere, dallo stile di vita, che però un pizzico di follia nella vita ci vuole. No, per... penso che in questo mondo conviene essere un po' folli, insomma, perché se fai la persona in un altro modo non so fino a che punto possa andare. Ripeto, mo, al di là di tutto quello che sto dicendo, quando sono arrivato qui... c'era più pizzico di follia, perché non era così, non è questo traffico, non c'era niente, non c'era la chiesa, i negozi, non ci stava niente. Questo l'ha detto poc'anzi, però credo che l'ottimismo sicuramente non annichilisce la crisi, però può essere un ingrediente per vivere le avversità in maniera diversa. Sicuramente. Adesso è tutto decentrato, è tutto qui, via San Polo è diventata, devo dire, veramente una bella strada. Vedo che pure altre persone, dopo che le mie scelte, hanno optato per questa strada, speriamo continui. E il resto non lo so. Bene, noi siamo seduti a tavolino in qualche modo anche a parlare dei problemi della città, conoscendo un altro punto di vista. Questa attività, e noi lo vediamo, diventa anche un salotto sociale, un luogo di aggregazione giovanile e sociale. Allora, incontrando i giovani e tantissime persone, quali sono i problemi della gente? Sono i problemi che si sentono passeggiando. La persona non credo che prende il caffè e se ne va, condivide qualcosa. I problemi non è una questione di prendere il caffè, i problemi sono quelli che si sentono, si leggono, si vedono in televisione, non di certo il Marvin o altri locali simili possono essere la spiegazione dei problemi. Li viviamo giorni, specialmente con i giovani, allora io faccio un grosso in bocca al lupo, perché almeno su questo contesto la vedo dura. Io vedo, cosa confidano i giovani? Confidano che si sono scocciati di questa realtà del non lavoro, del dover una volta finita scuola stare allo sbaraglio, perché della serie c'è cioè mamma, papà, però tutti quanti, fino a quando mamma, papà, dove vado a lavorare? I bar tutti pieni, oramai il bar è l'ultima spiaggia, no? Questi escono dalla scuola tutti dietro a sti banchi, la ristorazione, la pizzeria, queste cose qua, dopodiché un futuro in ampia prospettiva, cioè non lo so. Beh, sì, io. Questo è un problema di attualità. Sì, oggi per esempio un'ultima prova di persona che praticamente era andata in Germania per cercare di ovviare a questo problema, un ragazzo, ed è tornato dalla Germania non trovando niente, manco in Germania. Gli hanno detto: se vuoi, questo mi fa pensare ancora di più, perché oramai se vai a Londra è la piccola Italia, se giri in altre nazioni sono tutte piccole Italia, però oggi mi hanno fatto capire che pure là stiamo praticamente, a questo gli hanno detto ci rivediamo a primavera forse. No, fa capire che ogni contesto sociale e culturale ha le sue difficoltà, c'è la Sulmona, c'è la Germania in questo caso, c'è l'Italia, c'è l'estero, sicuramente da valorizzare chi riesce a diciamo, realizzarsi qui con molto coraggio e anche chi va fuori. Realizzarsi qui, io penso che realizzarsi adesso è difficilissimo. Adesso ci sta chi va avanti, chi prosegue una scia. Io ho iniziato, proseguo, si va avanti, ma un giovane che inizia da zero
Io vedo, la vedo, scusate il pessimismo, ma la vedo difficile, molto difficile. Allora, è facile, è troppo facile allargare l'orizzonte dei problemi, poi bisogna trovare delle soluzioni. Secondo lei come si può crescere dal punto di vista occupazionale dell'imprenditoria giovanile? Perché forse chi da una vita sta dietro un bancone si è fatta qualche idea di come va la situazione. Prima, dal punto di vista, da quel punto di vista, uno dice forse c'è questo, forse c'è quest'altro. Adesso io vedo persone che arrivano che hanno come ultimi spiragli, dice a dove vado, a 3G, ma stanno a licenziare pure a 3G, a dove vado. Che vado a fare? Dopo posso andare, Vince, che sai qualcosa? Che sai, qualche supermercato? Che sai questo? Prima della serie a dove vado, forse c'è qualcosa in Fiat, forse c'è qualcosa da quest'altra parte. Adesso io vedo, anzi, prima c'era l'ultimo spiraglio che era 3G. Adesso io non vedo manco più quello, perché è una situazione difficile, no, adesso non vedo rischio. Manco più quello, vedo persone, vedo questi ragazzi che adesso c'è una, adesso pensiamo intanto della serie, pensiamo a Natale, tanto i problemi c'è, pensiamo, concentriamoci 3 secondi su Natale, poi dopo passato Natale riprendiamo problemi, riprendiamo tutto, ripeto, all'orizzonte io non vedo perché lo sento. Sì, ma noi siamo venuti qui per questo, per cogliere quali sono i problemi reali. Allora, io dico, la mattina alla sera in mezzo a questi ragazzi, sinceramente vedo però se il futuro c'è una mozione di sfiducia non indifferente con me. Però se il futuro non si intravede, ci deve pure essere, cioè, quindi è chiaro, non possiamo noi prenotare una tomba in anticipo, questo è evidente. Quindi lei sta parlando con uno, esatto, che la tomba l'ha messo come ultimo. Poi questo che vivere la vita, se non si può. Però io come domande, certe cose le andrei sinceramente a porre a chi ha le redini di questa città. Esatto. Però si può fare anche un appello a chi ha le redini di questa città. Io a quelli che hanno le redini di questa città gli chiedo cortesemente, ma anche perché poi c'è un come si dice, tutto si ripercuote sia commercialmente e tutto, gli chiedo di scavare dentro i loro sacchi e vedere se riescono a inventarsi qualcosa, perché qua il problema è un altro: che ci inventiamo? Questo è un altro, come creare lavoro. Il politico sicuramente ti dice vabbè, voglio fare che cosa? Anche scegliere poi, no, il tipo di offerta da introdurre, questa è un'altra incognita. Però il problema va posto, direi, quantomeno. Ma il problema, un tavolo di lavoro serio. Questo bar c'ha una buona frequenza anche di politici che sono miei amici. Ci stanno ascoltando adesso. Ma io lo spero vivamente. Gli chiedo, da parte di uno che sta sempre dalla mattina a mezzo ai giovani, in mezzo al commercio, a tutto, veramente di cominciare a vedere qualche cosa, perché Sulmona io la vedo nel corso degli anni cambiatissima, è sempre più vuota. Basta fare una passeggiata in certe ore, che una volta erano le ore di punta, adesso se fai una passeggiata per il corso in quelle ore di punta c'è una desertificazione pazzesca. Se fai una passeggiata per il corso in un momento, in una qualsiasi giornata, ora della giornata, ti rendi conto che quando io ero più ragazzo, locali che all'epoca ti potevi sognare adesso te li buttano appresso, cioè qualche motivo ci sarà. Va bene, il problema sussiste ed è serio, noi purtroppo per ragioni di tempo dobbiamo interrompere questa chiacchierata confidenziale, però ci fa piacere della sua sincerità, no, trasparenza, no, schiettezza e anche di questo carattere allegro. No? Chiedo ai politici, a chi ha la forza, il potere di decidere, non della bacchetta magica, perché io nelle bacchette magiche sarebbe un'illusione, non in quel ho mai creduto, però cortesemente di intervenire in tempo prima che... anche gli ultimi, come si dice, folli come me a mai meno bandiera, insomma. Bene, grazie di questo accorato appello, in bocca al lupo per un avvenire auspichiamo migliore. Lo spero prima di tutto per me, insomma. Bene, grazie anche a coloro che ci hanno seguito da casa e che ci hanno seguito sui social, sul nostro sito internet. Vi ricordo che la nostra rubrica torna la prossima settimana. Buona serata e viva la vita. Something.